che è stata già fermata. Giglio non può intervenire, ma c'è Cariati per Giglio e c'è il gol di Giglio. Il gol di Giglio al 22 ripropone il Taverna con Mirante. Tiro di Mirante e para in un primo. Punizione e gol. 4-0 per il Taverna. Pristerà che si invola da solo insieme a Giglio. Vantaggio di 2-1 e Giglio e firma la tripletta Giglio. Quindi Fulciniti, Parafati, si ostacolano Maida e Mele, poi ancora Maida, poi Pilonaci l'appoggia e questa volta c'è il gol. Mister Folino, Tommaso Folino del Taverna, Taverna che si conferma capolista, vince con un sonoro 5-1 qui a Chiaravalle. Sì, è stata, devo dire la verità, una partita difficile. La prima mezz'ora abbiamo avuto un'occasione noi, una loro, hanno preso la traversa, non abbiamo fatto gol. Finito il primo tempo 2-0 su un contropiede, poi il secondo abbiamo legittimato la vittoria, però devo dire la verità, a mio parere ce la siamo giocati il primo tempo. Poi, ma è una squadra, loro sono aperti per cercare di pareggiarla, noi siamo andati in contropiede. Una buona squadra sono loro, noi siamo un'altra buona squadra, sono contento di me perché due partite di fila fuori casa e vincere tutte e due è una prova di forza, cioè siamo una squadra quadrata, però il campionato diciamo che noi lotteremo secondo me per i playoff, l'obiettivo è questo, non penso che possiamo fare di più. C'è stato il mattatore Giglio che ha fatto 3 reti, però giustamente come ha rimarcato lei, siete sempre ripartiti e avete avuto le opportunità migliori ripartendo. Sì. Difatti i primi 2 gol sono stati per questo, cioè una ripartenza e poi una seconda ripartenza con quel tiro di Mirante che non è stato ribattuto e Giglio ha firmato la prima doppietta. Chiaravalle che nel primo tempo ha giocato però. Sì, Chiaravalle, ho fatto i complimenti pure al mister, a alcuni giocatori. Il primo tempo è stato alla pari, devo dire la verità. Poi il calcio, ma è l'episodio, ti porta la partita a tuo favore. Poi il secondo, devo dire la verità, abbiamo dimostrato di meritare la partita. Siamo usciti fuori bene bene il secondo tempo. Mister Rosso, una brutta battuta d'arresto per il Chiaravalle. Brutta e meritata, perché hanno meritato di vincere la partita, hanno dimostrato di essere almeno oggi superiore a noi, c'è poco da dire, hanno meritato la vittoria sia sul piano del gioco che dal punto di vista numerico, ecco. C'è poco da dire, su un 5-1 veramente c'è poco da dire. Ma il Chiaravalle nel primo tempo ha giocato, abbiamo visto che giocava abbastanza bene, si proponeva, ha preso anche una traversa, poi da lì però con due azioni di ripartenza il Taverna è pervenuto al doppio vantaggio e voi siete lentamente scomparsi dal campo. Sì, anche perché poi diventa molto difficile, voglio dire, ecco, sì, abbiamo cercato di giocare, abbiamo fatto un po' la partita, abbiamo preso la traversa, abbiamo cercato di giocare per come sapevamo, però loro sono stati, io dico, più bravi di noi, più cattivi. È una squadra, loro è cattiva dal punto di vista agonistico e questo fa la differenza. Puoi giocare bene quanto vuoi, ma se poi non ci metti quel pizzico di rabbia nel fare le cose, le attenzioni giuste, tutto viene difficile. Il secondo gol loro è venuto su una palla nostra che eravamo arrivati sul fondo, lì la palla si mette dietro, non l'abbiamo fatto, abbiamo perso palla, sono ripartiti. Mezz'ora in palla hanno fatto gol, il primo la stessa cosa. Episodi sì, ma loro sono stati veramente bravi, hanno giocato una grandissima partita, ecco. C'è qualcosa da aggiustare oppure la squadra purtroppo è questa e quindi dovete cercare di tirare avanti a domenica per domenica? No, purtroppo no, perché io ho molto fiducia nei ragazzi, c'è molto da lavorare perché è una squadra giovane, oggi dal primo minuto c'erano già quattro ragazzi sotto i 18 anni, è chiaro, qualcuno che è arrivato ultimamente che deve lavorare, non ci siamo illusi prima, dopo la prima vittoria non è che ci dobbiamo deprimere dopo questa sconfitta, io dico che queste sconfitte servono perché devono rimanere molto più concentrati e devono capire che ci devono mettere l'attenzione giusta nel fare le cose, solo così si può uscire da questa situazione, anche se non è un dramma, una sconfitta ci sta, è stata subita in maniera eclatante, però devo dire la verità, abbiamo incontrato veramente una squadra forte, tosta, forte fisicamente e poi loro hanno un grande attaccante, davanti sono messi veramente bene, sono due giocatori che sanno tenere palla, sanno far salire la squadra e quello non è una cosa da poco, ecco.
Un'ultima cosa, cosa si prefigge adesso il Chiaravalle per questo proseguo di campionato? Beh, adesso dobbiamo ripartire da martedì, lavorare, cercare di partire da queste cose negative per migliorarci, ecco. Ci dobbiamo mettere più attenzione in tutte le cose che abbiamo da fare, più cattiveria, la maturità di qualche ragazzo è chiaro ti limita, però proprio per questo devono crescere, ecco, devono maturare per capire che le partite vanno affrontate in maniera diversa, non che non ci sia stato l'impegno, secondo me è mancata la cattiveria e l'attenzione giusta, quello che avevo chiesto all'inizio, non siamo riusciti a metterla in campo. Poi gli episodi ti penalizzano durante una partita, magari quella traversa sarebbe stato gol, non sarebbe cambiata la partita, però i sei con i sei in mano si va avanti, ecco, questa è la verità.